Verso gli Stati Uniti d'Europa, il sogno che potrebbe avverarsi, l'obiettivo da raggiungere, lo dicono a Molfetta i responsabili della Federazione Pugliese e dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Nella sede del liceo scientifico, targhe e borse di studio agli studenti che hanno preparato e elaborati sul tema dell'Europa. C'è anche il patrocinio della presidenza della regione. Cosa significa andare verso gli Stati Uniti d'Europa oggi? Significa chiedere una maggiore integrazione politica, perché il metodo funzionalista, quello praticamente che Jean Monnet con Schuman fecero nel 50, oggi tira la corda, insomma. Così come l'intenzione di Cameron e degli inglesi di volere soltanto una zona di libero scambio, non credo che sia nell'interesse delle popolazioni europee. Noi abbiamo bisogno di maggiore integrazione politica. Quanto i giovani d'oggi sono a conoscenza di che cos'è realmente l'Europa? Beh, intanto i giovani hanno bisogno dei docenti, di docenti che li educhino, li fanno crescere in questa consapevolezza. E se non facciamo questo non avremo giorni facili, per, non solo per l'Italia ma per il continente. In una parola, l'Europa che cos'è? Beh, l'Europa è un'entità politica, l'Europa significa mettere insieme tutte le energie, creare un governo che sia un governo di tutti, un governo che abbia responsabilità, che non sia soltanto il governo dei governi, insomma, quello del Consiglio europeo, ma che sia l'espressione dei cittadini. Noi vogliamo l'Europa che sia espressione appunto delle popolazioni.